Circa 1 milione di piemontesi va incontro ogni anno a problemi di salute legati al consumo di alimenti contaminati. Pertanto occorre un programma di educazione alimentare, a partire dalle scuole, affinché una corretta informazione condizioni positivamente gli stili di vita delle famiglie. Se ne è parlato a Palazzo Lascaris in un convegno sulla sicurezza alimentare organizzato dal Consiglio regionale e dall'ASL Torino 5 in collaborazione con Federsanità ANCI Piemonte. Con la collaborazione dell'ASL Torino 5 ho voluto e abbiamo voluto dare forma e concretezza alla terminologia "siamo quello che mangiamo", cioè più sicurezza, più formazione, più informazione al cittadino utente consumatore finale per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Ed è importante mettere in rete il consumatore con le associazioni dei consumatori, i verificatori, i controllori e i produttori. E in un momento di difficoltà economica abbiamo quindi la necessità di prevenire, quindi lavorare per la prevenzione e di condizionare e cambiare gli stili di vita dei cittadini. Quanto sono sicuri gli alimenti che portiamo ogni giorno in tavola? Sono estremamente sicuri, sicuramente gli alimenti piemontesi rappresentano un'eccellenza. Il sistema piemontese è fatto da una rete di microimprese, di piccoli produttori, ma anche di imprese che stanno al livello delle più elevate tecnologie e sono in grado anche di esportare. Il Piemonte è una delle regioni che esporta il Made in Italy e dà garanzie elevatissime ai suoi cittadini.